Assessore Marco Donati, eri qua in rappresentanza dell'amministrazione comunale, insomma questo è un accordo che farà la storia, probabilmente credo sia una grande soddisfazione anche per te, a livello personale prima che politico, sei d'accordo? Io lo spero davvero, perché mi auguro che ci siano i presupposti perché questo progetto costruisca una grande Arezzo. Io me lo auguro soprattutto per i tifosi, per tutti coloro che hanno sempre creduto nell'Arezzo e hanno dovuto subire in questi anni tanti torti, tante dovuto recriminare per torti subiti e momenti spiacevoli. Speriamo che davvero queste persone, come io credo, abbiano la volontà, la forza per portare Arezzo nel futuro, quindi un Arezzo calcio nuova, rinnovata, con grandi risultati sportivi. Prima hai detto a ottobre era tutto un altro mondo, ti riferivi al bilancio da approvare, a questioni più economiche. Io dico da ottobre sono cambiate tante cose anche come atmosfera, no? Questo accordo non sembrava possibile, invece si è concretizzato e adesso che cosa può succedere, insomma, per l'Arezzo, quali vantaggi possono essere? Ovviamente l'Arezzo diventa in questo momento un progetto a tutto tondo, si sposano volontà, capacità di portare giovani, capacità progettuale, capacità anche del Junior Camp, che era appunto un soggetto affidabile sotto profilo calcistico per le giovanili. Quindi è un momento di grande entusiasmo che credo, spero, possa anche trascinare tanti altri retini e coloro che vogliono investire nel mondo del calcio per permettere a questo progetto di prendere gambe anche. E quindi auguriamoci che con l'aiuto anche dell'amministrazione questo possa accadere rapidamente. Presidente Severini, oggi ha firmato un accordo storico, credo che insomma se le cose vanno per il verso giusto questa rimarrà una data importantissima per gli anni a venire, insomma ho avuto la sensazione anche a livello personale, non so, un po' di emozione per un evento di questa portata. Indubbiamente sì, indubbiamente è una ricorrenza importante e credo che sia anche diciamo il punto di partenza di un progetto che io ho sempre in qualche maniera chiesto e preteso, perché sono convinto che il calcio per evitare in futuro di avere ricadute e periodi di questo genere che possano essere negativi per la città intera, debba essere fatto con una progettualità e con un'intenzione diversa da quella che magari sono stati gli ultimi anni, che purtroppo sono stati anche importanti dal punto di vista calcistico per la rappresentazione che ha dato in Serie B e Serie C, però poi si vede come in effetti capita sempre più spesso che a due passi avanti ne corrispondono tre indietro, quindi io vorrei essere promotore di un tipo di operatività che cambi un pochettino questo andazzo di cose e magari avere un'attenzione più per l'organizzazione piuttosto che per il risultato fine a se stesso. Credo che questo potrà risultare importante, come risulta importante per tante altre realtà, credo che io non voglio andare lontano, ma Empoli per esempio, che credo sia abbastanza più piccola di Arezzo, rappresenta una realtà che onestamente dice il contenuto di questo tipo di progettualità. E io credo di poter essere, spero, negli anni futuri rappresentato per questo tipo di volontà che ho voluto a tutti i costi e che spero si rivelerà positivo. Ecco, si è sempre parlato nei mesi scorsi, no? Problemi di stipendi, questa è una società che investe poco, insomma credo che questo, mi corregga se sbaglio, è anche un investimento economico importante da parte dell'Arezzo, è così? Assolutamente sì, però quello che fa un po' segue un po' la traccia di quello che dicevo poc'anzi. Il fatto di poter fare calcio semplicemente spendendo soldi senza obiettivi e senza frutti di nessun genere credo che non sia il massimo dell'espressione economica anche del nostro paese oggi, quindi il fatto di investire su un progetto, su una realtà, su qualcosa che può produrre risultati e può produrre anche vantaggi da un punto di vista economico, credo che siano la migliore considerazione da fare rispetto a quello che è il calcio attuale. Oggi il calcio nella gran parte dei casi assume una forma fallimentare proprio perché dietro a tutto questo movimento non c'è struttura e non c'è costruzione come in effetti occorre. Le chiedo un'ultima cosa, Presidente, l'anno prossimo la prima squadra la costruirà per vincere il campionato un'altra volta, sì, qua c'è Martucci.
Noi l'abbiamo costruita anche quest'anno per vincere, purtroppo abbiamo trovato qualcuno più forte di noi, bisogna essere anche rispettosi del valore degli altri, quindi partiamo dal presupposto che questo è sport e lo sport deve essere innanzitutto confronto, e se il confronto è stato leggermente perdente, bisogna accettarlo per quello che è, però è chiaro che noi in una realtà come questa non possiamo pensare di fare calcio solo per divertimento, dobbiamo assumere il divertimento giusto per poter essere però forti e determinati da far proprio vincere. Dottor Umberto Zerbini, adesso che questo villaggio Amaranto è realtà, insomma, ci può rivelare qualche retroscena? Quando è che è cominciata la trattativa? È stata lunga, è stata difficile? Quanto ha pesato il volere dell'amministrazione comunale? È stata molto facile la trattativa, c'era solo bisogno di uscire dal proprio orticello e mettersi al tavolo a parlare dei nostri desideri e dei nostri obiettivi profondi, non è stato un problema assolutamente. Ho parlato con l'assessore Donati poco fa, ci ha confermato che insomma ci sono anche dei lavori in progetto per ampliare le strutture, insomma ci può dare un po' un'idea di come sarà in futuro questo villaggio Amaranto? Ma adesso stiamo valutando anche in base alle cubature che ci possiamo mettere, vediamo, intanto pensiamo a spazi di accoglienza per i ragazzi e per i tifosi e poi vediamo come migliorare da quello che già esiste le infrastrutture e vedremo già per l'inaugurazione del 22 maggio, che come sai non è una data casuale, di aver creato tutto il progetto, ma già questo è un primo passo del quale siamo molto, molto contenti ovviamente. I giornali hanno scritto di piscina, di clubhouse, di foresteria, insomma a parte le solite indiscrezioni giornalistiche, ma insomma ci può confermare qualche cosa oppure no? Sì, a parte la Muzzi che ha detto che ci facciamo due piscine anziché una, insomma vediamo un po', no, va degli scherzi. Ci sarà una clubhouse, degli spazi diciamo di uso comune e riservati al club dell'Unione Sportiva Arezzo e poi anche altre strutture di tipo ludico-ricreativo, ma ci vorrà un po' di tempo a farle, adesso un passo alla volta faremo tutto. Ecco, Villaggio Amaranto, Arezzo Football Academy, ha ricordato poco fa. Che atmosfera si immagina di vivere in questa casa Amaranto? Insomma, glielo chiedo anche da tifosi. Come a casa mia, tornare in casa, trovare un bel po' di caos ed essere felice di entrarci dentro, tutto qua. Un'ultima cosa, il simbolo dell'Arezzo sulle pareti dell'impianto, giusto, sarà così? Sì, questo assolutamente sì. Walter Martucci, insomma, nel calcio c'è da tanto tempo, da tanti anni, ma che effetto fa un progetto del genere, una struttura del genere per l'Arezzo? Beh, credo faccia sicuramente bene, tra l'altro presupposti e premesse ci sono tutte, per cui siamo felici e ovviamente senza programmazione non si può fare niente, per cui è un primo passo, bisogna programmare, lavorare con i giovani e cercare di fare bene, adesso è difficile. Qua ci sono i dirigenti che hanno sottoscritto l'accordo, insomma, che credo la stanno invitando a lavorare già per l'anno prossimo, no? Cioè da vincere il campionato. No, mi stanno invitando a stare zitto, perché comunque io non resisto, non riesco a stare zitto, e nonostante poi magari dopo stare l'affermazione mi calcino via, siccome come tutti i villaggi che si rispettano, ogni villaggio ha il proprio scemo del villaggio, credo che ci sia qualcuno che già si stia candidando per bene. Non voglio dire chi, ma insomma qualcuno che poi si permette di accusare il presidente Severini, che forse è il caso di farsi da parte. Ma questa cosa, vista la giornata di oggi, mi sembra veramente allucinante. Tornando alle cose serie, come finirla questa stagione, direttore? Non è semplice, no? Trovare stimoli, trovare motivazioni, ci sono playoff da vincere perché potrebbero valere un ripescaggio e poi soprattutto c'è una stagione da programmare per l'anno prossimo. Da intanto guardiamo ad oggi, per cui ovviamente c'è da affrontare questo finale di stagione nel miglior modo possibile per rispetto dei tifosi e della società che sta impegnandosi molto per far bene, per cui cercheremo di fare bene in questo scorcio di campionato finale e qualora dovessimo fare i playoff nei playoff, perché non possiamo permetterci poi di avere rimpianti qualora ci fossero delle riaperture, diciamo così. Se le chiedo perché l'Arezzo non ha vinto questo campionato, cosa mi risponde? Perché evidentemente non sono stato tanto bravo io. Questo lo sento come un mio fallimento, per cui vedremo, ragioneremo su questo. Però poi in campo ci vanno i giocatori, no? Sì, in campo vanno i giocatori, però insomma, non lo so, insomma, una parte di responsabilità di colpa me la sento, per cui vediamo, speriamo di superarla.
Balbo torna l'anno prossimo a dirigere l'area tecnica? Ma questo è un mio desiderio, come ho detto spesso, persone come Balbo, come Materazzi, e con questi progetti aiutano a crescere la società, per cui noi dobbiamo essere una società all'avanguardia con persone capaci di fare calcio.